Ti porto via tutto quando tua moglie diventa il tuo peggior nemico. Capitolo 9. Divorzio S.P.A. Questo vi farà comprendere che cosa gira prima, durante e dopo il divorzio in Italia. Tanti non l'hanno ancora compreso, ma questo libro è un'opera letteraria di finanza personale. Lo scopo principale è quello non solo di mettere in guardia qualora, ad esempio, abbiate una relazione stabile in questo momento con un partner di sesso femminile, ma anche qualora decidiate con essa di intraprendere un percorso di vita coniugale o peggio, qualora una volta sposati abbiate percepito che iniziano i primi screzi, iniziano le prime difficoltà, ci sono avvisaglie di ostilità. Quando l'uomo decide di intraprendere un percorso di difesa sul versante legale, solitamente è troppo tardi. C'è una parte del libro che è addirittura dedicata anche alle criptovalute, ai cryptoasset e ad altri strumenti di segregazione e protezione, perché quello che la maggior parte dei maschi non si rende conto è che quando si accende la luce rossa della guerra in Vietnam, perché ormai il coniuge ha deciso di intraprendere le vie legali, per il maschio quasi sempre è troppo tardi. Tutto quello che farete non vi lascerà la possibilità di proteggere o di ottenere un qualche riconoscimento anche sul versante patrimoniale. È per questo motivo che il testo lo dovrebbero leggere in questo momento in Italia praticamente tutti, ma e non lo dico per piaggeria, perché guardate, per rendervi conto di questo, andiamo a prendere sul principale marketplace online, anzi, i principali libri più venduti su separazione e divorzio. Se voi andate a guardare gli autori, scoprirete che il primo sono io di sesso maschile, poi tutti gli altri sono di sesso femminile. Sono libri che sono stati scritti da donne, molto spesso da avvocati, per il pubblico femminile. Non c'è niente del genere per il pubblico maschile, e questo dovrebbe far capire per quale motivo il 90-95% dei casi, a seconda dei tribunali e delle casistiche, il maschio è sempre l'uomo, il padre separato è sempre costretto a mettersi in ginocchio. Vedete, queste sono le tipiche poi frasi, esternazioni che vengono rappresentate da Divorzio S.P.A. e da tutti i suoi avventori quando una donna per scrupolo si fa qualche domanda se sia il caso oppure no di arretrare, di rallentare, di abbassare la guardia. Signora, lei non ha motivo di vergognarsi? Signora, guardi che separarsi è un suo diritto. Signora, se non si va d'accordo, è giusto separarsi, tanto poi pagano i figli. Signora, lo faccia per il bene dei suoi figli. Sì, ma quando mai? Signora, per anni lei ha rinunciato alla sua vita. Signora, lei ha sempre sofferto in silenzio. Signora, possiamo farla pagare a suo marito. Mi hanno aiutato a redigere, a scrivere, a raccogliere informazioni anche tantissime avvocatesse, sì, avvocati di sesso femminile che in talune occasioni mi hanno anche più volte sottolineato e evidenziato la vergogna, il senso di difficoltà anche deontologica professionale a accettare determinati contesti familiari quando è proprio la donna che si precipita in studio e al grido "Avvocato, rovini mio marito", dall'altra parte si ha perfettamente la consapevolezza che il torto marcio in quel contesto, in quel momento, in quel caso ce l'ha proprio il partner femminile. Purtroppo, per come viene narrato anche all'interno del pamphlet tutta la dottrina e l'impostazione giurisprudenziale, si fa veramente capire che se per caso tu non provvedi a proteggerti, a segregare una parte del tuo patrimonio ed anche iniziare con il piede giusto il rapporto coniugale. Attenzione, guardate che con le leggi attuali, tanti ho visto che scrivono: ma tanto io non mi sposo. Non è significativo sposarsi. Sposarsi presuppone portare al massimo livello di protezione
ovviamente per il partner femminile, tutto quello che può accadere in caso di ostilità coniugale. Ma qualora conviviate con le leggi attuali che parificano la convivenza di fatto al matrimonio, ci sono tutta una serie di conseguenze che poi vanno ad impattare qualora abbiate figli, qualora ci siano false denunce di violenza domestica o psicologica all'interno delle mura domestiche e così via discorrendo. Tutte casistiche che vengono affrontate minuziosamente fanno capire che cos'è diventato oggi il vivere in Italia grazie anche a divorzio SPA, che è un mostro leviatanico che di fatto ha il solo scopo di distruggere più famiglie tradizionali, naturali possibili. Sono convinto, e lo sottolineo ancora una volta perché chi lo ha già terminato nella lettura, che cosa ha fatto? Ha comprato una copia per un amico, un conoscente che sa che magari si sta per sposare o che ha una situazione turbolenta con il proprio partner, oppure che a fronte di quello ha già iniziato a percepire delle conflittualità. Gliel'ha regalato perché, come ho detto prima, è un libro di finanza personale anche nella tutela non solo del proprio patrimonio personale, ma quelle che saranno eventuali conseguenze per figli dal punto di vista sul versante economico finanziario, qualora ci sarà la rottura coniugale. Chi se l'ha comprato ha iniziato a rileggere una seconda volta alcuni passi, soprattutto quelli dedicati al nazifemminismo e tutta la narrativa sul femminicidio, che fa capire, stravolge letteralmente quello che continuamente i media tradizionali vogliono farci passare. Non è casuale quello che è accaduto proprio l'altro giorno con Barbara, con le esternazioni che ha fatto a Barbara Palombelli. Guardate che shitstorm gli è arrivata, l'ha detto una donna nei confronti di il pubblico femminile. Chiudiamo a chiosa, non, la settimana prossima sarò a Roma per l'investing di Roma, ovviamente prima sessione dedicata a tutto il mondo della crypto asset allocation. Ci sarà veramente tanto da disquisire e finalmente potremo anche stare un po' assieme come si faceva a tempo addietro. E nella seconda parte, assieme a Pietro Di Lorenzo, narreremo due aspetti della stessa, due facce della stessa moneta, vale a dire sposarsi, fare figli e pensare al loro avvenire, alla loro sicurezza economica, alla loro protezione patrimoniale, per consentirgli di costruire un percorso di vita tramite il suo libro, Un milione per mia figlia, e dall'altra parte della medaglia, la mia view per quanto concerne questo aspetto, quando qualcosa va male, e oggi, come ho detto, e viene menzionato statisticamente anche all'interno del libro, chi si sposa oggi con rito civile empiricamente ha il 70% di casi di andare in default matrimoniale entro il terzo anno. Non è una statistica, è una minaccia per il pubblico maschile. Trovate in descrizione tutte le altre precedenti recensioni sul libro, con anche il link per chi volesse andare a prendere attraverso un marketplace online. Noi ci vediamo direttamente a Roma la settimana prossima.